Segretario, si sta concludendo la seconda conferenza nazionale sulla professione medica. Credo che il valore della collaborazione ormai tra tutte le grandi sigle di rappresentanza sia un valore raggiunto e concordato, consolidato. Beh, direi che non c'è dubbio, direi che lo possiamo considerare un valore aggiunto a quello che era il passato e un valore raggiunto, in quanto comunque è condiviso, concordato, ma soprattutto a mio giusto è condiviso, perché vede proprio nello spirito e non solo e quindi nei fatti, vede una condivisione di idee, di percorsi, di strategie, di obiettivi con le nostre singole specificità, ma che poi all'interno di una discussione che è costruttiva e non di conflitto, cose che nel passato invece abbiamo frequentemente visto, ci sta portando a raggiungere obiettivi importanti tutti insieme. Ecco, com'è che lei ha vissuto questi due giorni? Quali sono stati i punti più stimolanti anche dal punto di vista personale oltre che professionale? Beh, oggi ci abbiamo all'ordine del giorno, il tema è una questione fondamentale, stiamo parlando di professione, del futuro del medico, del futuro del mondo medico, della sanità, quindi un tema talmente importante che con gli interventi che abbiamo ascoltato, i dati che ci hanno fatto vedere, ci pongono per gli addetti ai lavori, forse già erano sicuramente dati tutti conosciuti, ma visti insieme, ascoltando le diverse relazioni, si evince ancor meglio quelli che saranno i problemi del futuro e quindi cercheremo tutti insieme di tamponarli con quelle che saranno le nostre idee, proposizioni e quant'altro. Ecco, credo che una dichiarazione chiarissima di intenti è che la professione scommette sulla formazione. Che cosa significa? Allora direi che è vero, scommette sulla formazione perché, come dice Amedeo Bianco, costruire un buon medico per un buon sistema è essenziale. Per me costruire un buon medico significa fare formazione in senso però ampio, lato, a tutto campo. Quindi significa cominciare ad interessarsi di formazione, di nuova formazione sin dal primo giorno, primo elemento, e cioè da quei famosi quiz che servono per entrare. Prevedere dei quiz a livello nazionale, dei test a livello nazionale che sono uguali per tutte le facoltà, credo che sia indiscutibilmente una cosa che va condivisa. Pensare poi che però questi quiz diano a livello delle diverse università delle graduatorie diverse e quindi produrre nel sistema di fatto dei capaci che risultano incapaci perché risulta al 20° posto nella propria università e magari sarebbe stato il 4° in quell'altra, quindi con un punteggio superiore a quello che è entrato nell'altra università. Abbiamo visto degli esempi oggi in cui si dice che mi pare all'Aquila con 34 rotti punti sì, e l'ultimo in un'altra facoltà con 48 punti. Allora, com'è possibile che ci sia un unico test, un'unica tipologia di test, uniche domande e poi ci siano graduatorie diverse? Credo che questo sia un danno al sistema perché significa scartare coloro che comunque sono risultati più bravi a quei quiz, indipendentemente dal fatto che io non condivido quel tipo di quiz e li vedrei in un modo diverso, direi quasi in maniera più dirompente. Io sai come vedrei i quiz? Beh, io vedrei allora di quiz che devono seguire due profili: uno sicuramente più vicini a quelle che sono le necessità della professione, secondo dovrebbero essere dei quiz che già dovrebbero in anticipo fornire a coloro che si presentano una sorta di linea di indirizzo, perché entrare a far parte del mondo medico, della medicina, quindi prendere la laurea in medicina significa poter passare la propria vita a fare il clinico, a fare il chirurgo, a fare il medico di famiglia, a fare lo psichiatra, che è sicuramente... Allora perché non fare dei quiz che, oltre a stabilire se sei idoneo a entrare, non mi diano a me che sono entrato, che un'indicazione certo, di carattere generale iniziale, poi io magari farò tutt'altro, ma credo che possa essere utile, perché già all'inizio a uno che appena entra all'università e si iscrive, potergli dire da che sono le tue risposte, apparentemente sembrerebbe che tu saresti più idoneo a fare il clinico più che il chirurgo. Beh, io credo che sarebbe anche questa una svolta alla formazione.